Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di detersivi per i pavimenti ecologici. Allora, io ne ho provati per ora soltanto 4, di cui uno purtroppo non ho più la confezione perché con il trasloco è andata buttata. Comunque, ho trovato questo in sconto alla Lidl a 1,99 euro, mi pare, ma è un falso naturale. Infatti, basta leggere dietro che contiene. Metil sotiazolinone e benzisotiazolinone, che non sono affatto degli ingredienti naturali come conservanti, quindi basta, non c'è bisogno neanche di andare a scoprire l'INCI per capire che è veramente un prodotto pessimo. Adesso io dentro ci ho messo un detersivo per i piatti e un igienizzante e lo utilizzo, diciamo, per pulire i pavimenti in questo modo. Il profumo sì, era buono, ma comunque non naturale, quindi sconsigliato al massimo. Questo invece, sulla buona fede di un sito come MacroLibrarsi, ho comprato questo detersivo per i pavimenti falsamente biologico e naturale. Purtroppo l'ho letto soltanto ora che contiene policarbossilati. Non si sono scritti neanche qua veramente gli ingredienti completi, oltre che veramente scritto in piccolo. Non so se li riuscite a leggere, sì, si leggono bene. Dice 5% non-ionic surfactant, anionic surfactant, amphoteric surfactants, policarboxylate, come vi dicevo, che sarebbero i policarbossilati, eucalyptus globulus leafoil, certo che se la mettevano all'inizio forse era meglio, citrus aurantium dulcis peel oil, benzil alcol e limonene. Tra l'altro questo detersivo profuma soltanto quando è a contatto, diciamo, con l'acqua calda, ma in casa non lascia odori di eucalipto. La stessa cosa valeva anche per l'emulsio. E invece questo qui della Tea Natura, cioè quindi questo qua, scusate, è sconsigliato, cioè per questi policarbossilati, soprattutto se avete a che fare con bambini. Il prezzo era di 2,99 euro, quindi per mezzo litro, quindi neanche poi così economico, si devono solo vergognare quelli dell'Allegro Natura. Questo invece della Tea Natura non ha un odore particolare, io ci ho aggiunto anche dell'altro tea tree e quindi profuma ancora di più perché mi era scaduto e quindi non potevo utilizzarlo per altre cose. Anche questo non lascia un gran profumo, diciamo, una volta dato lo straccio. Non lascia appiccicoso a terra, anche utilizzando le dosi scritte qua. Invece, no, neanche quello dell'Allegro Natura lasciava appiccicoso, diciamo. Ne basta poco, come c'è scritto qua dietro. Per 5 litri mi bastano 30-40 ml, quindi dura parecchio. Gli inci sono scritti qua, se li riuscite a leggere. Ora mi concentro, ecco: acqua, alcol, caprile, il capri glucoside, sodio, alkil C8, C10 sulfate, potassium cocoate, potassium oleate, trisodium dicarboxilmetilalaninate, citrus, lemon fruit oil e melanzane. Come al solito, come in tutti i video, si surriscalda il cellulare. Beh, stavo dicendo gli ingredienti, li avevo letti se non sbaglio tutti. No, avevo dimenticato il limonene, ecco. Questo qui, come mi pare vi avevo accennato prima, non appiccica. Il prezzo di questo qua della Tea Natura, se non sbaglio, era di 3,60 euro al litro, non mi ricordo. Scusate,
Scusate se parlo così piano, ma purtroppo mia figlia, cioè, purtroppo mia figlia sta dormendo e quindi non posso urlare. Magari il tono della voce può sembrare anche un po' annoiato, così, ma non è questo il motivo, diciamo. E mi stavo dicendo che il detersivo della Tea Natura l'avevo pagato. Sulle 3,90 euro, sì, me l'ho sbagliata di poco, 3,90 euro invece che 3,60 euro, quindi non è poi così caro, perché diciamo che dura anche parecchio, cioè ce l'ho da almeno 2 settimane, diciamo, e ve l'ho alternato anche un po' con quello fai da te che ho creato e quello dell'Allegra Natura, diciamo tossico. L'altro detersivo che vi volevo parlare, che ho utilizzato, che purtroppo non ho più la confezione, è quello della Biopuro, che anche quello lì purtroppo appiccicava un po', forse ero io che sbagliavo le dosi, non lo so. Rintenderci, anche questo qua l'avevo preso su MacroLibrarsi, e questo qui. Dovrebbe essere anche il prezzo meno caro, diciamo, visto online così velocemente. Questi sono invece gli ingredienti. Come potete vedere, non sono male neanche questi ingredienti, però non so, forse ero io che sbagliavo le dosi, che ne mettevo troppo. Però io seguivo quello che c'era scritto lì e puntualmente ogni volta mi sentivo il pavimento appiccicoso. Questi due per ora sono quelli che vi consiglio maggiormente. Questo qui della Tea Natura e quello della Biopuro. Per oggi è tutto, ciao, buona giornata.